Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli alimenti veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo l'alimento veterinario KMR Powder. Informazioni commerciali. Titolare: KIFA SRL. Concessionario: KIFA SRL. Confezioni: KMR Powder Barattolo 793G. Formulazione: composizione: caseina, olio vegetale, latte scremato in polvere, proteina di siero di latte in polvere, fosfato bicalcico, maltodestrina, carbonato di calcio, fosfato monopotassico, cloruro di sodio, cloruro di potassio, solfato di magnesio eptaidrato. Componenti analitici: proteina grezza 42,0%, grassi grezzi 25,0%, fibra grezza 0,0%, umidità 5,0%, ceneri grezze 7,9%, calcio 1,11%, fosforo 1,09%. Indicazioni: latte in polvere per l'allattamento artificiale dei gattini fino a 6 settimane di età. KMR Powder garantisce un apporto completo ed equilibrato di proteine, grassi, carboidrati, vitamine, sali minerali ed oligoelementi, indispensabili per uno sviluppo armonico degli organismi in crescita. La particolare composizione di KMR Powder conferisce al prodotto una facile digeribilità per l'assenza di farine di cereali e per il basso contenuto di lattosio. È noto infatti che il contenuto in lattosio del latte di gatta è decisamente modesto. KMR Powder rappresenta inoltre un valido complemento all'allattamento materno in caso di insufficiente lattazione o elevato numero di gattini. È anche indicato come integratore per animali in crescita, convalescenti o che necessitano di un apporto energetico ad alta digeribilità. Posologia: somministrare secondo le dosi riportate in etichetta. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato.